Alla vigilia della giornata mondiale in ricordo delle vittime dell'amianto, i riflettori si accendono sul killer silente che negli ultimi decenni ha fatto migliaia di vittime. Solo nel 2017 sono stati oltre 6.000 i decessi riconducibili a patologie legate all'amianto. Un dramma che all'unità operativa complessa della medicina del lavoro del Policlinico di Milano si studia per comprenderne l'incidenza in Lombardia, dove si evidenziano un quarto dei casi italiani, il cui picco è previsto proprio tra il 2019 ed il 2020. Con i dati del registro lombardo dei mesoteliomi, che appunto fa parte del registro nazionale ed è attivo in Lombardia a partire dall'anno 2000, siamo riusciti a, utilizzando proprio i nostri dati sperimentali, a fare la stima di quando ci sarebbe stato il picco. E il picco massimo di casi è atteso proprio per il 2019-2020, quindi ormai dovremmo essere arrivati. Peraltro è una stima che concorda con i dati invece di ricercatori che avevano pubblicato a livello internazionale nel 99, utilizzando però non i dati dei casi di malati, ma utilizzando la mortalità. Quello che poi ci si attende è una lenta decrescita, per cui non speriamo che purtroppo arrivati al 2020 di colpo non ci si dovrà più occupare di mesotelioma, che è la patologia tipica dell'amianto. Questo proprio perché il risultato e quindi i casi che vediamo oggi sono il riflesso di quello che è stato l'utilizzo dell'amianto negli anni passati, circa 40-50 anni fa. Per cui stiamo pagando adesso lo scotto a livello, diciamo, di impatto sulla salute delle persone di un utilizzo pregresso. Ecco, facciamo un po' l'analisi di questi dati. Raccogliamo tutti i casi, tra l'altro di tutte le sedi di mesotelioma, quindi della pleura, del peritoneo, del pericardio, della tunica vaginale e del testicolo, che sono residenti nella nostra regione al momento della diagnosi. È una malattia, il mesotelioma, tipicamente maschile, proprio perché è il riflesso di quello che si è utilizzato e respirato soprattutto in ambito lavorativo, e l'amianto è stato utilizzato in settori lavorativi che hanno soprattutto interessato gli uomini. In Lombardia abbiamo molti casi in edilizia, nella lavorazione dei metalli, che vuol dire produzione di impianti industriali, o tutte le lavorazioni a caldo, di fusione, perché l'amianto aveva caratteristiche di essere un ignifugo, un isolante termico, per cui dal calore o dal mantenimento della temperatura, e poi capacità insonorizzanti. Patologia che colpisce soprattutto in età abbastanza avanzata, mediamente i nostri casi, ma anche a livello nazionale così, hanno attorno ai 70 anni. Per quanto riguarda invece il genere femminile, dicevo, una quota inferiore di casi, ma comunque elevata rispetto ad esempio ad altri paesi a livello europeo. In Italia ci sono molte donne malate, e questo verosimilmente è perché sono state comunque impiegate in settori lavorativi dove l'amianto era utilizzato. Uno per tutti, in Lombardia è stato, proprio grazie al lavoro del registro, evidenziato un rischio in precedenza non conosciuto nel settore tessile, quindi filatura e tessitura di lana, cotone e seta, dove l'amianto era utilizzato appunto a scopo insonorizzante o nei sistemi frenanti. L'ultima monografia della IARC, è stata pubblicata nel 2012, in realtà stabilisce che i tumori da amianto con sicura relazione con l'amianto sono il mesotelioma di tutte le sedi, il tumore del polmone, il tumore della laringe e nella donna il tumore dell'ovaio. Certo, il tumore del polmone è un tumore che numericamente è molto importante in Italia e anche in Lombardia, se pensiamo a 7.200 casi nel 2017 solo in Lombardia di tumore polmonare, e esistono degli studi addirittura fatti dalla nostra clinica che stimano una quota intorno al 18% del totale dei casi di tumore del polmone riconducibile proprio a un'eziologia da amianto. Questo vuol dire che circa 1.300 casi di tumore del polmone ogni anno in Lombardia potremmo proprio ricondurli all'esposizione ad amianto. Questo registro permetterà, oltre che monitorare,
anche in un certo qual modo fare maggiore prevenzione? Servono per fare delle previsioni e quindi per fare in modo che dal punto di vista sanitario si sia pronti ad accogliere, a far diagnosi e a curare questi pazienti e a dare anche a organizzare la rete, diciamo, di welfare, tutto ciò che è la rendita di malattia professionale, quindi il seguire questi pazienti su ciò che sono i loro diritti. L'altra cosa è che comunque avere informazioni su alcune aziende o alcuni settori lavorativi ci consente di individuare i soggetti che hanno avuto l'esposizione nel passato e quindi poi di avviarli a quella che si chiama sorveglianza sanitaria per gli ex esposti.